La Juve ha rubato con 4 B, come solitamente gli analfabeti funzionali devono scrivere, perché altrimenti, non sapendo l'italiano, devono cercare in qualche modo di comunicare col prossimo. E questo è il messaggio che è nato ieri, è venuto fuori ieri dopo la partita con l'Empoli. Noi siamo sfortunati, no? Perché noi juventini abbiamo due modi per vincere: o rubiamo o facciamo scansare gli avversari. Insomma, c'è questo modo un po' che o uno o l'altro, non riusciamo mai a fare una vittoria normale, no? Cioè, se vinciamo bene perché gli altri sono scansati, se vinciamo un pochino soffrendo abbiamo rubato. È bellissimo come il giornalismo, in teoria imparziale, da ieri continua tranquillamente a dichiarare dubbio un rigore che in realtà è solare, sacrosanto, netto, tant'è che pure i giocatori dell'Empoli stesso hanno confermato che il rigore non si poteva non dare. Andatevi a leggere l'editoriale di Luca Marelli, che dice papale papale che il rigore è sacrosanto e che se non venisse dato quel rigore, staremo parlando di un altro sport. Forse questo è il vostro problema. Forse questo è il vostro problema. Io ci sono arrivato, ragazzi. Ci sono arrivato dopo tanto tempo, finalmente. Guarda, mi tolgo anche gli occhiali perché ve lo dico proprio col cuore in mano, proprio coi faccia a faccia. Io ho capito il vostro problema, ragazzi. Voi continuando a dire la Juve deve fare un campionato a parte, la Juve ruba, la Juve di qua, la Juve di là, la Juve di su, la Juve di là, avete cominciato a vedere il rugby. Avete cominciato a vedere il rugby, ragazzi. Io ve l'ho detto, ve l'ho detto. E i placcaggi lì sono assolutamente regolari. Questo è il vostro problema. Voi siete così anti-juventini che avete cominciato a gufare anche le zebre nel Pro 12, che quelle va male, vi va anche bene, che non c'entrano niente con la Juve, però essendo striati bianconeri vi creano comunque dei turbamenti, no? Dei fastidi. E allora voi giustamente avete visto il Pro 12 gufando loro e siete convinti che sia tutto normale. Però la mia domanda è: perché se quello di ieri non lo considerate rigore, che è rigore, avete considerato interventi meno ancora netti, come quello di Mertens l'anno scorso col Chievo, di Caleò l'anno scorso col Bologna, o ad esempio, faccio un esempio, quest'anno Samoa col Sassuolo, che secondo me ci poteva stare a rigore, ma avete creato un polemica: come mai non viene dato? Perché? Per colpa? E poi vi scandalizzate perché questo rigore sacrosanto viene dato. Capite, ragazzi, lo capite da soli che avete bisogno della 104? O avete bisogno di una prescrizione medica firmata da... Perché se andate in qualsiasi ospedale ve la rilasciano, eh? Cioè, non c'è bisogno di chissà quale iter burocratico per richiederla. Cioè, basta solo che andate lì, rispondete a qualche domandina, ma ve la lasciano. Credetemi, credetemi. Guardate che la sanità in Italia non è così messa male. Riconoscono le persone con dei problemi, lo capiscono, non vi preoccupate, non vi preoccupate. La cosa grave è che in Italia la gente vedi, il problema dell'Italia è sempre la classe politica, perché hanno chiuso i manicomi e purtroppo questa gente è libera di andare in giro e scrivere su Facebook ste boiate, perché cazzarola, questa gente veramente, ragazzi. Il problema è che molti gli danno anche certi programmi televisivi, secondo me, quando prendono il curriculum, prendono anche la domanda di infermità mentale, perché altrimenti non si spiega, no? Voglio dire, è così, certi programmi così. Vabbè, ragazzi, ragazzi, come diceva Sacchi, vabbè, che vi devo dire, ragazzi? Cioè, qua stiamo discutendo che alla Juve è stato dato un rigore netto, cioè che siamo proprio del... Ma... No, qualcosa non funziona. Io mi domando, e io senza proprio, proprio col cuore in mano, io dico: ma Juventus, ma facciamo una bella lettera dicendo che per noi i rigori non bisogna darli. Basta, stop, chiuso, cioè, oh, perché tanto alla fine qualunque cosa facciano gli arbitri a favore nostro è sbagliato, cioè ci danno dei rigori che sono netti e sbagliano, ci danno rigori che non ci sono, sbagliano. A quel punto lì, boh, quel punto lì datecelo sempre, chi se ne frega, cioè, quel punto lì dateceli a prescindere, tanto rompono le palle lo stesso, quindi tanto meglio, no? Quindi, ragazzi, mi raccomando, state vicini a queste persone, non insultatele, non prendetevela con loro, non fate cyberbullismo. Questa gente è gente che ha dei problemi e quindi noi dobbiamo stargli vicini.
trovare una struttura idonea al loro ricovero e cercare piano piano di fargli sentire l'affetto delle persone, perché questa gente, poverini, hanno dei problemi, non prendiamoli per il culo, dai ragazzi, cerchiamo di essere superiori e cerchiamo di capire finalmente una volta per tutte che la gente con dei problemi va aiutata. Io sono contro ogni genere di bullismo, quindi per favore aiutiamoli, per favore, perché questa è gente veramente che ha dei problemi. Ok, qua non servono neanche più il Malox, le bruciaculo, tutte le pomate anali. Qua serve sinceramente di qualche psicofarmaco di quelli potenti, che proprio perché giustamente questa gente, cioè io vedevo gente del genere in qualcuno volo sul nido del cuculo più o meno, no? Nel senso quel tipo, cioè gente che starebbe bene in quell'ambiente lì, no? Ecco. E quindi ragazzi, tutto qua, cioè io ve lo dico, l'appello che faccio io, non abbandonateli, state vicini, perché veramente ragazzi i problemi mentali sono una cosa brutta, quindi se anche tu vuoi dona al, no, cioè dona al 455555555 e richiedi appunto un aiuto in una struttura sociosanitaria per queste persone. Ecco, quindi un appello sociale che faccio e niente, chiudo qua il video ragazzi, polemiche su un rigore netto solo con la Juve succedono, alla prossima, ciao.